Vabbè, è un importante risultato raggiunto per l'intero Cilento, perché l'alta velocità è stata importante, ha raggiunto traguardi ragguardevoli l'anno scorso, è stata riconfermata quest'anno, quindi è un importante passaggio, un'importante tappa di quella che è il percorso che abbiamo iniziato anche ad altri sindaci, alle amministrazioni regionali, per poter togliere dall'isolamento il territorio cilentano. Come appunto tu dicevi, il Cilento viene premiato con 4 fermate: Agropoli, Vallo della Lucania, Centro La Camerota e Sapri. È un servizio che viene tra l'altro offerto in 3 giorni a settimana. Hanno raccolto quello che era un invito che era venuto dai sindaci del nostro territorio, per cui l'alta velocità ci sarà venerdì, sabato e domenica. Ricordo che già l'anno scorso, nel 2017, Trenitalia, con un accordo con la Regione Campania, aveva fatto raggiungere il Cilento dell'alta velocità, e con numeri tra l'altro ragguardevoli, perché sono stati circa 9.000 passeggeri che sono stati registrati e che hanno soffritto di questo servizio. In passato modo Sapri l'ha fatta da Leone, e di pari merito Agropoli e Vallo. Sono state molte le persone che sono salite e scese sia a Vallo, alla stazione di Vallo della Lucania, che a quella di Agropoli Castellabate. Io devo ringraziare tutta la giunta regionale, in passato modo il presidente della giunta regionale, ma devo ringraziare anche l'assessore Corrado Matteo, che tanto si è speso per raggiungere questo obiettivo in un rapporto costante con Trenitalia, e anche l'assessore Luca Cascone. Sono risultati che consentiranno non solo raggiungere il Cilento in maniera più veloce, ma ci consentirà anche di essere una vetrina per l'intera Italia. Trenitalia appunto pubblicizza a livello nazionale le sue varie stazioni, per cui è un momento anche di salire alla ribalta nazionale da parte di tutto il nostro territorio, per cui veramente siamo contenti di questo risultato raggiunto, che si va a integrare alle altre iniziative messe in campo dalla Regione Campania, che con Italo Bus, con il metro del mare, con i treni storici. Per cui grazie veramente per questo risultato raggiunto alla Regione Campania, e ovviamente all'impegno di tutti quanti noi sindaci, che ognuno per il rispettivo ruolo ha fatto pressione, ha sensibilizzato gli organi preposti per raggiungere appunto questo importante obiettivo.